Salve a tutti amici del tubo e bentornati qui in un nuovo appuntamento dei fratelli del tubo. Io sono Mr. N, benvenuti. E oggi, come vedete, siamo tornati su Mortal Kombat. Allora, signori, riprendiamo subito con la storia. Vi voglio solo dire che molto probabilmente registrerò quasi tutti gli episodi di fila e forse, dico forse, li farò uscire un giorno dietro l'altro. Quindi un episodio lo farò uscire oggi, un altro episodio lo farò uscire domani, così almeno Mortal Kombat la finisco e possiamo riprendere con Doom e Deadpool. Ok, ma quindi, bando alle ciance, andiamo a vedere la campagna. Ok, signori, eccoci qui. Capitolo 6, Dvora. Sempre in movimento per non essere individuati. Vediamo un attimo l'insettone, giusto? Era Dvora, sì. Tu sai cosa fare? Sì, signora. Buona fortuna. Blade chiude. Hai nuove informazioni dal Regno della Terra? Kano ha parlato. Ci ha fornito i dettagli sulla posizione di Milina. L'amuleto ce l'ha lei, ma è ben protetta. Colpiremo immediatamente. Magari con un attacco combinato. L'esercito ingaggia Milina, distraendola. E questo essere recupera l'amuleto. Non da sola. Questo essere verrà con te. Ma bisogna infiltrarsi non visti. Non mi hai sentita? Puoi fare da supporto nell'attacco principale. Dvora, esaudiremo la loro richiesta. E finalmente mi libererò di Milina. Cinque anni prima. Che bello schifo! Questo essere comprende la tua logica, ma non giunge alle stesse conclusioni. Come gli altri, questo essere non ha piacere che Milina sia la Canon. Ma non è detto che la tua mossa avrà successo. Ecco perché ho invitato il nostro amico di Zaterra. Ascoltate, unitevi a noi. So delle cose su Milina. Il suo regno irrequieto cadrà presto e spianerà la strada a Coatal. E cosa sai che possa causare... Eccoli qui, tre dei tuoi ministri che spettegolano come ancelle. Su cosa, mi chiedo? Se avessi ascoltato il nostro consiglio, la guerra incombe contro il regno occulto. Io ho richiesto distensione con il regno della terra. E io vi ho detto che sarei morta piuttosto che trattare con gli assassini di mio padre. Tu rifiuti soluzioni pratiche a minacce concrete. Tu metti in pericolo il regno. E la sedizione invece no. Di le tue ultime parole, prima che ti strappi la lingua. Non sei la vera erede di Shao Kahn. Lei è un costrutto, formata nelle fosse di carne di Shang Tsung. L'ho vista io stesso. La tua pretesa sul trono è discutibile. Come osi? Sono erede di Shao Kahn per suo decreto. Gli sei succeduta, ma il regno esterno richiede una nuova leadership. La tua? Pazzo di un Oshtek! Uccidetelo! Questo essere non serve più, Milina. Difenderete la vostra imperatrice! Il nostro creatore Shao Kahn è morto. Serviremo chi vogliamo noi. Ok, quindi ribellioni, cose varie. Bene, bene, mi piace, basta che si combatte. E poi va bene, non ho mai usato Dvora, devo dire. Quindi sarà un bel problema. Però, vabbè. Vai. Segui ancora Milina? Shao Kahn ha conquistato il mio regno. Gli devo la mia lealtà. Io onoro la sua volontà. E va bene, si incomincia. Primo colpo, buono, buono, vai. Sì, ma sei lenta come la fame, Milina, ma do. Ok, vieni qua. Dai, dai, su. Cosa? Come ti sei parata? Che poi è... Sì, è un uomo da fa schifo. Minchio. Dai. Mamma mia, Milina, la lentezza fatta donna. Eppure dovresti essere bella veloce. Combo breaker. Vai, 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 vai così.
Vieni qui. Presa. Ah, dolore. Dolore fisico. Ma va a cagare. Va. Uno schiaffettino ti ha ucciso. Buono, va bene. Perdonate ragazzi se magari vedrete qualcosa a scatti o sentirete un po' male, ma sto provando a registrare con OBS. Quindi nuove impostazioni. Oh mio Dio. Ips. Merda. Che cazzo era? Era una finish. Non l'avevo capito. Una fatality. Barak è morto. Il tuo ultimo alleato ti ha lasciata. Portatela via. Noi serviremo il nuovo signore del regno esterno. Quindi servite Kotal Kahn. Ma come si fa bullo? Ok, quindi adesso dovremmo infiltrarci dentro l'accampamento. Proprio non visti, mamma mia. Ecco. Come fai a non vederli? Sono lì. Vabbè, io non ho parole molte volte, però. Ok. Sei qui per arrenderti, traditrice? Tu parli di tradimento? Questo essere sa che desideri il trono. Perché servi Milina? Io la consiglio. Rubare l'amuleto è stato un mio colpo di genio. La uccide sempre più ogni volta che lo usa. Con le due fazioni deboli, tu riempi il vuoto. Questo è il mio piano. Chi è quella versione egiziana di non so cosa? Potrai vederne i frutti. Vabbè, va bene. Maledè. Vieni qua. Da quando ci si può dondolare sulle liane? Non lo sapevo. Dai, Milina, sei diventata un pochino più agile con gli anni, devo dire. Non è vero. Non è vero. Vieni qua. Prendo anch'io. Ma basta! Ma basta, c'è la mia faccia su quella statua. E tre. Ma... a porco cane. Vieni. Oh, dai, vieni qui, vieni qui. Ma che... e questo cos'era? Mi hai rotto due quarti di palle. Cosa? Hai detto madò, l'ho sentito. Dai, vieni qui. Oh, primo round vinto, ragazzi. Mamma mia. Che rompi palle che sei. Ole! Fatto, vinto, signori. E vai. Vediamo un po' quanti combattimenti ci sono. Se due, cioè se tre o quattro. Parti senza gli amici, Dvora? Credete che abbiamo evitato la vostra isola per rispettare la vostra natura solitaria? In realtà non ci piacete. I Kaitin preferiscono la solitudine. E la otterrò da un momento all'altro. Ok, va bene. Le classiche parole taglienti da scontro tra gattine. Va bene. E vai così. Allora, dovrei provare la mossa finale di Dvora. Non ho avuto ancora l'occasione di provarla perché non mi caricava la barra. Non so perché. Ok, vieni qua. La barra si carica più vieni colpito. Quindi dai, colpiscimi un po'. Ok, ancora un attimo. Dai, dai. Vabbè, no, niente. Ok, 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 fatto. Adesso proviamola. Oh, l'ho presa? Come l'ho presa? Dolore, dolore fisico. E quanto gli manca? Uno sputo, va bene. Ok, bravissima Dvora, vai col secondo round. Ok, abbiamo vinto.
È stato facile, devo dire questo. Ora due abitanti di Edenia moriranno. Vediamo un po'. So che non eravate amici, ma non li ucciderai. Io sto bene comunque. D'accordo, ora andiamo. Brava, brava, prendi questo cazzo di amuleto. Dai. Farti da parte. Anche scassinatrice. Questo è disgustoso. Devora! Ma te cosa? Questo essere sapeva. Quattro combattimenti. Hai preso il mio trono. E ora speri di rubarmi anche lo strumento per reclamarlo. Nessuno dei due era tuo. Chi sei tu per dirlo? Prenderò qualcosa di tuo. La tua vita! Addirittura, Milena? E la Madonna, dove? Ma vieni qua. Ti ho dato pure il primo colpo che è sempre stato mio. Vieni. Vieni qua. Boom. E ora c'è la tua faccia su quella cacchio di cosa. Ok. Mi dimentico sempre, ragazzi, dovrei mettervi sottotitoli per seguire meglio. Magari se mi ricordo dopo dal prossimo li metto, ma vediamo. Milena, mi hai rotto tre quarti, eh? Dai. Dai, qua. Ma sei. Ma vieni qua. Ma osteria. Milena, e che cos'è? Ma vieni qui. Olè. Ah no, cacchio. Ok, pensavo di aver già vinto. Va bene, primo combattimento andato. Vai col secondo. Presa di nuovo, signori. Le. Come si chiama? Le X-ray ve le faccio sempre vedere perché sono molto belle. Vabbè. Olè. Vinto pure questo. Ci siamo, ci siamo. Dovrebbe essere finito. Sperando. Magari c'è un quinto combattimento così a cacchio. Mi sa che la uccide. Finiscimi. Così che possa raggiungere mio padre. Che bel sorrisetto. Tu non meriti la morte per mano di un imperatore. Oh merda, ti prego. Ma concederò l'onore al mio fidato primo ministro. Oh mamma mia, devo fare una fatality? Non sarò buono di fare una fatality. Vediamo. Bel bacio lesbo! Bel bacio. Che schifo. Ah. Ah. Non c'è la webcam, ma sono rimasto schifato. È finita. Bene, grazie mille. Penso non mangerò mai più. Con permesso, noi torniamo sulla terra. Riponi l'amuleto dove gli compete. Ma che diavolo fai? Non mi fido del regno della terra per proteggere l'amuleto. Rimarrà qui con me. Gli accordi di Reiko richiedono che tu... Gli accordi non mi riguardano più. Ma mi tornerete utili quando Raiden verrà per questo. Sei un bastardo. Sei un gran bastardo. Questo essere li ha ingannati. L'amuleto è nelle mani di Kotal Kahn. Puoi recuperarlo? Non si fida di nessun altro per trasportarlo. Attenzione! Tenerti vicino al trono del regno esterno per tutti questi anni si è dimostrato provvidenziale, Dvora. Oh! Non ho mai sospettato che uno di loro fosse un discepolo del nostro signore. Colpo di scena! Questo essere vive per servire Shinnok. Ti sei comportata bene. Ora riportalo da me. Immediatamente, Quan Chi. Colpo di scena, signori.
Maestro. Tizio dal regno esterno. Shinnok verrà presto liberato. Andiamo alla mia fortezza. Va bene. Vediamo un po' cosa ha intenzione di fare. Qualche problema? Due problemi. Cazzo! Ok, perfetto. Quanto è lungo questo episodio, ragazzi? È tanta, tanta storia. Vabbè, va bene, va meglio, meglio. Tua moglie me l'ha detto che eri qui. Tu e Vera avete spettegolato? Sempre. È un National? Non ne avevo mai visto. Non sei qui per discutere di attrezzature da fattoria. Va bene. Vengo al dunque. Mi serve aiuto. Il mio aiuto? Lo so, non ho nessun diritto. Sapevi cosa volevo? Jackie si è offerta volontaria. È venuta lei da me. Lo so. Ascolta. So perché non volevi che Jackie si unisse all'FS. Perché ti sei ritirato. Voglio dire, se io avessi dovuto vivere sapendo di essere stata uno sgherro di Quan Chi, mi sarei messa una pistola in bocca da tempo. Beh, tu conosci Vera. Non me l'avrebbe mai permesso. Allora, perché ti serve aiuto? I profughi del regno esterno? Peggio. L'amuleto di Shinnok. C'è la Milina. Diavolo. E abbiamo saputo da Sarina che Quan Chi è ricomparso nel regno occulto. Mostra la sua faccia dopo 25 anni. Proprio quando spunta l'amuleto di Shinnok. Non è una coincidenza. Ecco perché ho bisogno di te. Di Quan Chi sei l'esperto. Non ti ridaremo il tuo incarico. Sarai un osservatore. Cage. Jax? Che c'è? Volevo solo vedere se potessi... aiutare a chiudere l'accordo. Già, perché ha funzionato bene l'ultima volta. Non puoi biasimarmi, ci ho provato. Abbiamo bisogno di te. Aiutami a catturare Quan Chi. Nessuno di noi è al sicuro se lui si avvicina all'amuleto. Dov'è Jackie in tutto questo? Nel regno esterno. Con la squadra di Cassie a recuperare l'amuleto. Starà bene. Ci aspettiamo di ricevere presto il suo missione compiuta. Mamma mia, ragazzi, è davvero davvero lungo questo episodio. Vabbè, quindi che ne va pensate? Bene. Ci uccideranno? Lo avrebbero già fatto. A meno che Kotal Kahn non voglia usarci come ospiti nello stadio. Beh, se non ci uccide lui lo farà mia madre. Me almeno. Dura essere la figlia del generale? Non hai idea. Io ce l'ho. Il mio bis qualcosa nonno sconfisse Shang Tsung. Salvò la terra. Sai quanto spesso salta fuori nelle riunioni di famiglia? Ma sono passati 600 anni. Eppure, sembra sia accaduto ieri. Nessuna pressione. Mi sono allenata tutta la vita. Posso uscire da quasi ogni situazione. Ma mi sento una cage di seconda categoria. Almeno eri tra persone che si aspettavano qualcosa da te. Tuo padre non è il tuo migliore amico. Adesso. Ma per tanto tempo è stato assente. Posso capirti. Com'è stato crescere così, con un padre ex Revenant? Jean. No, mi interessa. Non sarà stato facile. Era solo un po' iperprotettivo. Quando mi sono arruolata, il signor Cage ha insistito per dirlo lui a mio padre. Pensava che sarebbe andata più liscia. Non dimenticherò mai quel giorno. Mio padre tornò con una mascella rotta.
Ok, dai. Va bene, faccio io. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Esattamente. Fidatevi. Scusate se questo episodio sarà un tantinello più lungo perché c'è stato un pochino più di storia, ma... Dai, ragazzi, dai. Lontani dalle sbarre. Attenzione. Stile Jedi. Come hai fatto? Sovraccarichi i suoi sensi. Funziona solo da vicino. Essere il figlio di un telepate ha i suoi vantaggi. Non la pensavo così. Oh, signori, finalmente ci siamo. È finita pure questa. Allora, grazie per aver seguito fino alla fine questo gameplay. So, è stato un pochino più lungo, ma vabbè, fa niente, meglio così ci siamo visti un pochino più di storia, che male non fa. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, mi raccomando supportate questa serie, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, spero che vi piacciono i nostri video, condividete il video se volete su Facebook, dove volete ragazzi, e commentate, scrivetemi cosa ne pensate di questa serie, come sto giocando, sono un po' una pippa, però si migliora piano piano. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video e bella a tutti!